Allora, auguris ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Continuiamo sempre la storia dei Greyjoy, della guerra dei cinque re e soprattutto la storia di Theon. Forse è la prima volta che dedichiamo tutto un video a Theon come personaggio, che per un po' di tempo è stato il principe di Grande Inverno e oggi vediamo proprio questa storia qui. Ci siamo lasciati l'ultima volta proprio con Roderick Castle che viene costretto ad abbandonare Grande Inverno con tutti gli uomini che riesce a trovare per andare ad aiutare il povero Lord, anzi non è neanche un Lord in realtà, il povero Talhort Leobald che stava subendo l'assedio. Ma in realtà noi sappiamo che con circa 30 uomini Theon riesce a compiere il suo piano finale, riuscisse ad infiltrare dentro Grande Inverno, approfittando delle sue conoscenze del castello e del fatto che era completamente vuoto, con giusto qualche guardia. E in pratica come ha fatto? Ha mandato quattro uomini contati con dei rampini a scalare la prima cinta muraria di Grande Inverno. Questi quattro uomini poi nuotando hanno superato il fossato, hanno scalato anche il secondo muro e qui in cima hanno trovato giusto un uomo di guardia, solo uno, l'hanno ucciso, il resto, il castello era praticamente vuoto. Hanno aperto il cancello e permesso a Tion e al resto dei suoi uomini di entrare e fare casini. Entrando e facendo casini, gli uomini di Theon e Theon stesso in realtà incominciano a uccidere le poche guardie rimaste per l'appunto a Grande Inverno e incominciano a prendere in ostaggio tutta quanta la popolazione, diciamo, civile all'interno delle mura del castello degli Stark, compresi anche Bran e Rickon Stark, che erano in quel momento gli unici Stark presenti a corte, ma anche per esempio i due fratelli Reed che erano lì in visita diplomatica. Però, prima di riuscire a prendere l'ultimo ostaggio, proprio Maestro Luwin, il Maestro di Grande Inverno riesce a mandare un corvo con un messaggio di richiesta d'aiuto per i Manderly. E basta, tutto, il castello è preso, è finita qui. Finita. È semplicissimo, è stata forse la conquista più semplice della storia di Game of Thrones. L'unica particolarità sta nel fatto che tutti quanti hanno fatto atto di sottomissione, ovviamente gli uomini del popolino capitano al Grande Inverno, tra cui ricordiamo anche Osha, la bruta, che subito è passata dai vincitori. Però Micken, il fabbro, siccome i fabbri sono sempre quelli più cazzuti In Game of in Game Thrones, of sì. Thrones, ma in generale nei fantasy il fabbro è sempre Effettivamente. sinonimo di cazzutaggine, dice no, io non mi sottometto, rimango fedele agli Stark. Micken è sostanzialmente quello che ha creato Aegon, la spada di Arya, e per questo viene ucciso. Ecco, perché sì. L'ultima cosa che fa Theon in questo atto di conquista è andarsi a fare un giretto fra le prigioni di Grande Inverno e qui ci trova un ragazzetto di nome Rick. Rick è stato catturato da Roderick Castle durante una spedizione, diciamo, punitiva nei confronti del bastardo dei Bolton che aveva fatto casini nella zona ed era stato compito del castellano di Grande Inverno cercare in qualche modo di catturarlo. Però erano riusciti soltanto a prendere come prigioniero questo ragazzo macilento e puzzolente di nome Rick, che da quel momento in poi però Theon decide di prendere come suo servitore personale. Theon inizia quindi il suo nuovo regno da Greyjoy a Grande Inverno e inizia con un errore, anche bello grande, perché sottovaluta i ragazzi Stark e Reed, non mettendo abbastanza uomini di guardia, perché non li vedeva come un pericolo, anche perché Bran non può camminare, eccetera, eccetera. Il punto è che questi spariscono, un po' con l'aiuto di Hodor, un po' e soprattutto con l'aiuto di Osha, che aveva fatto finta di sottomettersi, ma in realtà ha lavorato per fare in modo che i ragazzi Stark potessero scappare e scomparire nel nulla. E Theon il giorno dopo andrà nella foresta a cercare i due ragazzini Stark senza successo e preso dal panico seguirà il consiglio di questo macilento Rick che gli consiglierà di uccidere due ragazzini innocenti e in qualche modo rovinare i loro corpi in modo da spacciarli per i due bambini Stark e così Theon farà, prenderà due bambini, li ammazzerà, li incatramerà e brucerà per bene e spaccerà quei due cadaveri come i cadaveri di Rickon e Bran. A questo punto, no, ristabilito il terrore, lui pensa di poter regnare da principe di Grande No. Inverno. Si fa addirittura costruire una corona in ferro, perché lui è un uomo di ferro, però con diamanti neri e oro. Peccato che nella serie le corone proprio non ce le hanno No, fatte vedere. niente, Sarebbe zero. stato bello A vedere parte questa quella di corona. Robert, niente. Però, nonostante questo, nonostante i bambini morti,
suona malissimo come accusa, nessuno riesce a sopportarlo Tion, quindi lui non riesce proprio a controllare il popolino di Grande Inverno e spira di risolvere la situazione con l'aiuto di sua sorella Asha, che è venuta da Deepwood Motte ad aiutarlo, pensa lui. E in realtà Asha non lo vuole aiutare, gli dà giusto un avvertimento: te ne devi andare, vattene da qui il prima possibile, perché non possiamo controllare un castello così grande e così lontano dalla costa. Prendi e vattene il prima possibile, prima che succeda l'irreparabile, e soprattutto tornino gli uomini del nord ad affrontarti. E gli uomini del nord stavano tornando, perché Sir Roderick ha subito riconquistato Piazza di Torren e lì ha creato un piccolo esercito, perché tra i suoi uomini e quelli che ha praticamente liberato lui dal castello, ha creato un piccolo esercito di 2000 uomini che stavano marciando a quel punto contro il Grande Inverno per riconquistare il tutto. Tion è disperato a questo punto, non sa più che pesci prendere, e a questo punto interviene di nuovo Rick, che dice di essere capace di assoldare degli uomini, dei soldati pronti a combattere per lui, a patto che lui lo lasci uscire dalle mura di Grande Inverno. Tion, per l'appunto disperato, è costretto a fidarsi di Rick e lo lascia andare, mentre a Grande Inverno arriva questa guarnigione di circa 2000 uomini guidata da Roderick Castle, Lord Serwin e appunto la Leobald Tallheart, che vuole vendicarsi probabilmente. Tion e Sir Roderick provano a risolvere la questione parlamentando, però diciamo che non va benissimo e a quel punto è chiaro che ci sarà un assedio da parte di questo piccolo esercito del nord. Però praticamente arriva il tramonto e arrivano 600 uomini in più che sembrano aggiungersi a questo esercito. Sono degli uomini dei Bolton che vengono da Forte Terrore e sono guidati da uno strano cavaliere in armatura rossa con un elmo che copre il suo viso, quindi non si capisce bene chi è. Sembrano essere arrivati per dare man forte a Sir Roderick e ai suoi. E Sir Roderick, infatti, quando questi uomini arrivano, accoglie il loro capitano, quest'uomo che chiameremo Elmo Rosso, con simpatia, ringraziandoli di essere arrivati a aiutarli. No, non sono andati ad aiutarli, perché all'improvviso Elmo Rosso prende la spada e tronca il braccio a Roderick Castle e incomincia un massacro, perché l'esercito si trova più o meno nelle strade cittadine di Grande Inverno e, approfittando proprio della tattica da guerriglia di combattere nelle strade nel caos, questi 600 uomini riescono facilmente a uccidere praticamente tutti quanti i 2000 uomini della guarnigione di Sir Roderick Castle. Sì, più che altro riescono a uccidere i tre leader, quindi quelli che rimangono senza capitani se ne scappano e fuggono attraverso le strade della città dell'inverno. E a quel punto questo Elmo Rosso prende i tre corpi dei vari Sir Roderick, poverino, Leobald Tallheart e Lord Serwin, li mostra a Tion dall'esterno delle mura e guadagna quindi la fiducia di Tion, che decide di aprire i cancelli e farlo entrare e capire bene chi è questo qui che è venuto ad aiutarlo. E quindi Elmo Rosso si toglie l'elmo e si dimostra per quello che è, sorpresa delle sorprese, è Rick, il ragazzo inviato a trovare altre truppe. Ma sorpresa delle sorprese, quel Rick in realtà non è mai stato Rick, è quel grandissimo figlio di P di Ramsay, a questo punto della storia ancora Snow. Perché Ramsay, in realtà, che era stato in qualche modo oggetto di una caccia all'uomo, aveva scambiato i suoi abiti con quelli di Rick per fingersi morto e poter scappare alla caccia di Roderick Castle. Era stato catturato e aveva approfittato del casino per ritornare a casetta, ripulirsi un attimo e fare il macello che si confà alla sua posizione di bastardo dei Bolton. Perché appena è entrato a Grande Inverno tradisce subito la fiducia di Tion, lo prende come ostaggio e sapete tutti la fine che farà, praticamente si vendica: tu mi hai trattato come Rick, adesso ti trasformo io nel nuovo Rick, e tutta quella parte poi la vedremo in futuro. Per quanto riguarda Grande Inverno, subito dà l'ordine di bruciare tutto, viene bruciato a Grande Inverno, c'è un sacco in questo castello e viene mezzo distrutto, il tutto sotto gli occhi circa di Bran, perché all'insaputa di tutti Bran e compagnia erano rimasti a Grande Inverno nascosti. E effettivamente Bran, Rickon, Osha, Hodor e compagnia bella si erano tutti quanti nascosti nelle cripte al buio con i morti e gli Stark, protetti in qualche modo da tutto. Ma quando escono, Bran assiste a questo spettacolo raccapricciante del castello in fiamme, tutte le parti in legno distrutte, le persone passate a fil di spada. Riescono a scambiare delle ultime parole con il maestro Luwin prima che Osha dia
il dono al povero anziano sofferente e ponga fine a quel massacro in qualche modo. E la compagnia decide di viaggiare verso nord, di scappare dal grande inverno, ma sorpresa nella sorpresa non sanno di essere in compagnia, perché un uomo di ferro effettivamente è riuscito a sopravvivere. Si tratta di Wex Pike, che era lo scudiero di Tion, quindi l'ultimo degli uomini di ferro, che un po' sbodorando la fregatura si era nascosto proprio sull'albero diga del giardino degli dei, e quindi lì è riuscito a sopravvivere, a rimanere nascosto, e lui quindi sa che Bran e Rickon sono ancora vivi perché li ha visti, e addirittura li seguirà loro nel loro viaggio verso nord. Ma di questo parleremo in futuro, è un dettaglio molto importante per quello che poi succederà verso la fine dei libri con la danza dei draghi. Qui finisce la nostra disamina di questa situazione molto brutta, molto oscura, uno dei punti più bui, soprattutto per chi ama gli Stark, sì, che sono sì. I veri protagonisti poi della storia in qualche modo. Qua cambia un po' la sorte della guerra con quello che sì. succede con Rob. E infatti nel prossimo episodio di questa serie sulla guerra dei Cinque Re vedremo che impatto avrà aver perso Grande Inverno su Rob e sul suo esercito. Ovviamente qua siamo veramente nel punto in discesa, di qui in poi Rob incomincerà il suo percorso verso l'acquisizione di una testa di lupo, direi a questo punto. Vabbè. Non è un bel periodo per i fan degli Stark, no. Questa parte della guerra, no. la parte dove si vincevano battaglie a rotta di collo è finita. Come è finito questo video? Ecco, prima di salutarci vi ricordiamo che il nostro sponsor è Pampling, sito dove potete acquistare armature rosse, ovviamente. Si vede, noi abbiamo magliette rosse, Pampling. Scusami. Elmi, armature rosse, come se non ci fosse un domani. Magliette, scarpe, calzini, canotte, felpe, se volete fare la scorta per l'inverno. E col codice sconto Stannis avrete il 20% di sconto su tutta quanta le merci che acquisterete. Il codice è riutilizzabile, dateci sotto. Detto questo, noi ci salutiamo qui e ci vediamo al prossimo video. Vada Dwarish.